Nuova edizione del nostro videogiornale, queste sono le principali notizie di oggi. Coronavirus terapie intensive occupate al 4%, in area medica posti letto al 6%, Marche e Friuli oltre la soglia. Insieme all'aumento dei contagi da coronavirus cresce il numero di posti letto occupati nei reparti Covid. A livello nazionale l'occupazione delle terapie intensive al 4%, in area medica non critica 6%. Dall'estero fallito attentato al primo ministro dell'Iraq per gli USA e terrorismo. Un drone imbottito di esplosivo ha colpito la casa al centro della Green Zone di Baghdad. Dall'Italia alla Scozia, sabato di manifestazioni, no Green Pass e Friday for Future in piazza. Un altro sabato di manifestazioni e proteste è andato in scena in Europa con modalità e partecipazioni diverse. Lo sport campionato, alla Juve basta un lampo in extremis, Atalanta-Corsara prosegue lo spezzatino di campionato dopo l'anticipo del venerdì al Castellani, è finito 2-2 tra Empoli e Genoa. Il sabato ha visto di scena la Juventus, bella di coppa ma in grande difficoltà in campionato. Per il momento è veramente tutto, a risentirci.